giusto per completare il discorso sul pubblico dominio, no? Quindi su questa parte qua dello schema, pubblico dominio sta per non nessun diritto riservato, vuol dire che appunto sono scadute tutte le privative, tutti i limiti d'uso sull'opera, e quindi diventa utilizzo libero senza condizioni. E questi sono i tre casi in cui un'opera può essere trovata in pubblico dominio. Quello di cui abbiamo parlato finora è il caso B, cioè quando un'opera prima era tutelata, poi scaduti tutti i termini, è caduta in pubblico dominio. Perché ho messo tra parentesi non sempre facile da definire? Perché i diritti sono tanti, i soggetti in gioco sono tanti, quindi non abbiamo sempre la certezza. Anche quando l'autore sembra essere uno solo, in realtà si scopre che non è uno solo. Non so se qualcuno ha seguito la vicenda del diario di Anna Frank l'anno scorso. No. È girata un po' sui blog, l'avevano un po' spiegata. Sostanzialmente al 1 gennaio di ogni anno cadono in pubblico dominio delle nuove opere, perché sono passati, però, visto che i 70 anni si calcolano dal 1 gennaio, ogni 1 gennaio si festeggia, diciamo, il Public Domain Day. Il 1 gennaio 2016, cioè un anno e qualche mese fa, sono caduti in pubblico dominio il Mein Kampf di Hitler, ad esempio, nel 1945, e infatti qualche genio ha pensato di ripubblicarlo in edicola, perché sai, è comunque un'opera che ha un interesse storiografico non da poco. E anche Anna Frank è morta nel 1945. Ora, un'associazione, anzi varie associazioni, siti web e gruppi indipendenti hanno iniziato a pubblicare il testo del originale, non le traduzioni, perché le traduzioni hanno il loro diritto separato, quello è il testo originale del diario di Anna Frank, su internet, dicendo che è in pubblico dominio perché sono scaduti i diritti. Qualche giorno dopo è arrivata la lettera di diffida di un avvocato della Frank Foundation, della fondazione che ha gestito fino ad oggi i diritti dell'opera, segnalando che in realtà secondo loro c'erano ancora dei diritti. Perché? Perché in realtà poi hanno portato delle prove che, ai noi, però sono abbastanza solide, sembra. Quello che noi conosciamo come diario di Anna Frank è una versione rielaborata dal padre di Anna Frank. Lui ha fatto una versione narrativa di appunti che aveva ritrovato. Quindi il vero diario, quello scritto da lei, in realtà a noi non è mai arrivato veramente, c'è solo come documentazione da qualche parte, ma il diario sotto forma di romanzo, come noi siamo abituati a leggerlo, è una rielaborazione creativa del padre. E il padre è morto nei primi anni 80, se ricordo bene, quindi 70 anni, ahimè signori, c'è un bel po' di anni ancora da aspettare. E quindi è tornato sotto tutela. L'anno scorso, 2 anni fa, è scaduto invece il Piccolo Principe. Quello invece pare che finalmente siamo usciti. Infatti avete fatto caso che nel giro di un anno sono usciti le versioni a fumetti, 2 film, il cartone animato. E non è un caso, eh? Perché prima... facci un po', bravo, esatto. Visto che mi avevi chiesto delle poesie, ti ricordi? Ma voleva fare un po' a te, così abbiamo un esempio. No, l'ho fatto solo l'anno, così era l'ho fatto solo l'anno, ho contattato tutti, non ne ho risposto nessuno. Cioè, puoi fare un altro su Mattia Pascale, infatti Twitter Letteratura l'ho utilizzato per un'opera di social reading, perché si poteva fare. Sì, ma perché Pirandello è scaduto. Però occhio, nel senso che molti autori che noi riteniamo dei classici, perché magari ormai appartengono, non è detto che siano scaduti, soprattutto nella storia dell'arte. Picasso è ancora tutelato, che è ancora di anni, è morto nel 71 se non ricordo male di caso, quindi anni 70, quindi signori, prima che passano i 70 anni ci vuole ancora tempo. Quindi un errore, come si dice ovviamente, ho trovato su un sito web anche un comune di pubblico dominio, un errore interpretativo. E dipende di cosa parliamo, perché... Il testo, senza licenza esplicita. No, senza licenza, allora o facciamo scattare l'open by default, e oggi possiamo spiegarlo bene, lo conosci bene, se no, se è su internet non è vero che è di pubblico. Forse si può dire che è di dominio pubblico se parliamo di una notizia, ma in un altro senso, in un senso giornalistico. Il pubblico dominio nel senso legale è questa roba qua, quindi occhio, non è sempre facile definire. E il caso di Anna Frank è proprio l'emblema del come è complicata questa situazione, anche per noi avvocati a volte. Perché dici, chi è che andava a pensare tutta questa... adesso lo sappiamo. Altro esempio in cui è difficile, ogni tanto succede, mi scrivono sul blog e mi dicono, ma come ho fatto un video con i miei studenti, diciamo di hacking civico, c'è un articolo nella nostra legge sul diritto d'autore che dice che gli atti ufficiali, i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni sono fuori dal diritto d'autore, quindi quelli in effetti sono di pubblico dominio ufficiale, però devono essere i testi degli atti ufficiali, quindi non tutto il sito web del comune, ma le delibere, le leggi,
ciò che è atto ufficiale. Poi per approfondire meglio che cos'è atto ufficiale, basta andare a vedere un manuale di diritto amministrativo e vedi quali sono gli atti che una pubblica amministrazione deve fare per sua missione istituzionale. Ma se il comune di Francavilla fa una brochure illustrativa a scopo turistico, e lì c'è un copyright pieno, perché ci sono fotografie, ci sono i testi, ci sono, che ne so, le tabelle. Se con... chi ha lavorato, no? E lo firma. E allora in quei casi poi dopo, se l'amministrazione comunale ripubblica il testo, deve avere la correttezza di nominare il primo autore e non l'autore di chi ha scritto 10 righe. Quello è un altro problema. Bisogna vedere però che cosa il rapporto di dipendenza, credo anche, no? No, bisogna vedere il dipendente che scrive, esatto, bisogna vedere tutti gli accordi che c'erano dietro. La paternità del singolo o del datore di lavoro? Al di là degli accordi. Allora, no. Se una persona ha scritto e si è firmata, questa persona deve essere rispettata. Al di là dell'aspetto economico, sempre, perché non è che riedito il testo e chi ha lavorato, come abbiamo scherzato, e metto poi il nome di chi ha scritto 10 righe. Lì c'è una violazione del diritto morale che l'ho visto prima di riconoscere la paternità. E poi non abbiamo tempo per andare a fondo. No, però sono il discorso è che bisogna dire che accordi c'è, perché poi nei contratti queste cose vengono scritte, gestite. Capisco che si creano spesso. No, ma al di là del contratto, lo so. Può non essere. Allora, il conto è un discorso di galateo. Di rispetto di chi ha lavorato. Quello io mi occupo dell'aspetto giuridico, quindi non dell'aspetto morale. Non è normale. Capisco, nel senso che anche in ambito accademico, no? Cosa si fa? Il professore che prende, ruba le tesi di dottorato, allora non è tanto una questione giuridica, è una questione, come dire, di onestà intellettuale, quello sono d'accordo, e allora anche a volte anche su questioni molto molto più delicate che la brochure divulgativa a scopo turistico, però adesso non usciamo troppo dal seminato, se no perdiamo. Io volevo segnalarvi che esiste un caso che si chiama Public Domain, io lo chiamo Public Domain by Law, cioè pubblico dominio per legge, vuol dire che fin dall'inizio si sa che quella roba lì è sotto il pubblico dominio. L'altro esempio che mi è molto caro sono i testi delle sentenze, no? Il testo della sentenza è vero che è scritto da un essere umano, che è un giudice, che si chiama magari dottor Mario Rossi, ma in quel momento sta scrivendo non come dottor Mario Rossi, sta scrivendo in nome del popolo italiano, quindi sta scrivendo una sentenza come tribunale di Brindisi, tribunale o corte d'appello di Bari, ok? Quindi in quel caso è testo di un atto ufficiale e il giornalista che vuol fare la cronaca del caso giudiziario non è che deve chiamare prima il giudice per avere l'autorizzazione a ripubblicare il pezzo di sentenza, perché per fortuna c'è la legge che lo dice. In realtà gli americani hanno una norma ben più avanzata di questa che dice che tutto ciò che è prodotto con fondi federali va automaticamente in pubblico dominio, però serve il top del top, perché non ci serve neanche bisogno dell'open by default, perché sappiamo che tutto ciò che è prodotto dalla comunità federale, la maggior parte dei dati aperti di sono federali, esatto. Infine c'è questo caso finale che è il CC0, appunto, quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti. Passatemi la battuta, è come se, cioè, l'autore dichiarasse di essere morto da più di 70 anni, no? Cioè, se io rilasciassi perché non ho più che è morto e mio. Esatto. CC0 non dico più. Se io volessi, facciamo proprio l'esempio concreto, se io volessi lasciare queste slide sotto una CC0, quindi liberarmi totalmente dei miei diritti d'autore per dire la dono come patrimonio dell'umanità, uso la CC0, cioè una specie di dichiarazione che è stata fatta per il Creative Commons, quindi non è una vera e propria licenza, è una dichiarazione di pubblico dominio, l'applico alla mia opera e quindi dichiaro solennemente che da questo momento in poi non eserciterò più i miei diritti d'autore. Salvo la fregatura che abbiamo i diritti morali di cui non ti puoi liberare, l'abbiamo già spiegato, ok, è stato il problema, perché si è discusso spesso in varie medie riviste, no? Però appunto è quanto di più vicino al pubblico dominio che si possa avere. È come appunto se, nella battuta, se un autore dichiarasse di essere già morto dopo i 70 anni.